Veramente tutti quanti, il sindaco, per, più che altro non per il supporto ma per la vicinanza a me che sono giovane e ai giovani, anche per l'evento di Piazza Peruscito. L'unione, noi da popolo, da napoletani l'hanno sempre tenuto e non è scontato, però ci sta. La cosa che ringrazio veramente il sindaco è la vicinanza a me. Sono del 2000, sono un ragazzo, quindi il resto conta poco. Io sono andato a Sanremo con un obiettivo che era di portare il dialetto napoletano, la lingua napoletana anzi, e ci sono riuscito. Alla fine il risultato conta poco. Sono rimasto contento di tutto e sono stato grato del supporto della mia città, che anche quello non era scontato, è stato esagerato. Le persone si sono sentite veramente in diritto di supportarmi. E alla fine è vero, quando un prodotto esce da Napoli, i napoletani ne sono proprietari, quindi io sono proprietà di Napoli per sempre. Abbassare i toni delle polemiche e godersi il ritorno in città è un innegabile successo. Per Geolier oggi appuntamento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove il sindaco ha consegnato una targa personalizzata al cantante per celebrare l'affermazione ottenuta al Festival di Sanremo. Geolier è l'espressione di una delle tante facce della nostra cultura, della cultura musicale della città, e quindi ha avuto questo grande successo a Sanremo. Ha grande popolarità ed è anche giusto e naturale che possa avere questo riconoscimento. Noi chiederemo a lui un forte impegno, perché già abbiamo avviato delle attività nelle nostre periferie. Abbiamo bisogno di questi testimonial che portano messaggi positivi, quindi questo è importante, perché dobbiamo parlare a questo grande popolo di ragazzi, di giovani, e dobbiamo mandare a loro dei messaggi positivi utilizzando il loro linguaggio, la musica e le loro espressioni culturali. Non parlerei di contrapposizione nord, sud, Napoli, sono discorsi vecchi che non ci appartengono. Il tema è che quando si portano delle cose nuove, quando si portano dei messaggi forti, poi diventa naturale che si creano delle contrapposizioni. La musica, l'arte è stata sempre così: chi porta una novità alla fine ha sempre una reazione da chi è abituato a dei linguaggi più tradizionali. Noi dobbiamo andare avanti, Napoli è stato sempre un luogo di innovazione, sempre un luogo di cambiamento, e quindi noi dobbiamo essere interpreti di questi messaggi nuovi, di questi nuovi linguaggi culturali. Mi sono molto dispiaciuto, non tanto per i fischi, il gesto che è stato molto grave sono state le persone che sono andate via. Cioè, io credo che ognuno debba avere il coraggio anche di contestare, però di rispettare le persone. In quell'occasione non è stata rispettata una persona, un ragazzo, un giovane artista che ha risposto anche con grande dignità, con grande correttezza. Poi anche questa contrapposizione che c'è stata con Angelina Mango, che è un'altra grande artista del sud, perché poi la cosa che ci deve rendere orgogliosi è che poi sì, sono stati due giovani del sud che hanno rappresentato la punta, diciamo, un po' di diamante di questo festival. È ingeneroso nei confronti di Geolier, ma anche di Angelina, che poi è stata anche lei strumento di questa contrapposizione. Si può criticare, si può contestare, però bisogna rispettare. Sì, questo in quel caso non c'è stato. Se faceva fede solamente, diciamo, alla risposta popolare, la vittoria sarebbe stata di Geolier. Però quanti casi ci sono stati di artisti che non hanno vinto Sanremo e poi hanno vinto nel consenso popolare, nella vendita dei dischi, quando si vendevano i dischi, oggi nei download da Spotify. E la competizione è fatta anche di queste cose. Non conta che io credo chi vince, ma chi porta un messaggio vincente e anche un messaggio positivo. Noi dobbiamo guardare al messaggio positivo. Io penso che noi non dobbiamo cadere in queste contrapposizioni, non dobbiamo
strumentalizzare quello che succede, non dobbiamo diventare noi stessi artefici della nostra ghettizzazione come in passato è avvenuto. Napoli ha dimostrato una grande vivacità culturale perché c'erano tanti artisti napoletani o campani, a me è piaciuto molto Big Mama, che era la preferita di mia moglie per esempio, che ha votato Big Mama, quindi ho i Colors che sono stati con noi a Capodanno. Napoli è un luogo di grande cultura internazionale, non cadiamo dentro a queste polemiche, il nord, il sud, i milanesi, cioè sono tutti ragionamenti provinciali, noi dobbiamo avere una visione più alta. Sono contento che Giulia abbia reagito in maniera positiva a queste polemiche, perché è anche segno di una città più matura, che non è vittima dei propri stereotipi ma guarda a testa alta le sfide che ha davanti.